Uè, benvenuti all'Infiltrato, una delle docu-serie più seguite nel mio quartiere. Ma sì, tanto non avete modo di dimostrare il contrario, diamo un po' di hype alla cosa. Questa settimana ho deciso di cambiare un po' genere, andando ad infiltrarmi in qualche gruppo pro-Trump e mettendo un attimo in pausa i complottisti. O forse no. Due o tre premesse doverose. Allora, punto primo, non sono un seguace di Biden. La politica americana mi interessa fino a un certo punto. Non sono qui a far propaganda, anzi direi che ho evitato il più possibile i messaggi politici concentrandomi sui temi sociali. Punto 2, non sto assolutamente dicendo che tutti i sostenitori di Trump siano così. Io mi sono infiltrato in gruppi principalmente Facebook e quello che vi riporto è una fotografia di quello che ci ho trovato. Però non pensate che abbia preso solamente i messaggi più assurdi. Questo è quello che gira su questi gruppi. Anzi, guarda. Diamo un bel messaggio di fair play politico. Forza Trump! Ci ho provato. Come al solito, se vi piace, vi invito ad iscrivervi e ad accendere la campanella, così non vi perderete le prossime puntate. Lasciare un commento, un mi piace, condividere il video. Se siete donne, anche il vostro numero di telefono e magari una foto delle tette. Basta, direi che ci siamo. Iniziamo! Allora, come al solito, prima parte del video informativa, in cui andiamo a scoprire un po' cosa si dicono su questi gruppi, quali sono i temi. Seconda parte in cui invece leggiamo e commentiamo i commenti più divertenti, quindi se volete solamente morte, sangue, violenza, leale, potete usare la barretta qui sotto e balzare direttamente all'ultima parte del video. Ma che roba, diviso in sezioni. Hacker! Cominciamo il nostro favoloso viaggio tra i trumpisti dicendo che non è stato facilissimo mettere insieme un flusso sensato di informazioni, perché principalmente le cose che si trovano sono o insulti ai nemici di Trump oppure messaggi di sostegno a Trump. E inoltre, sono una comunità molto vigile. Allora, chi sono i seguaci di Trump? Gente molto molto organizzata. Si chiamano Digital Soldiers e sono estremamente convinti che ci sia in atto questa sorta di guerra tra il bene e il male. Tra Trump, che è sostenuto da Dio, da Cristo e tutti i buoni, che fanno il lato buono. E i nemici, che sono il male assoluto. I soldi, insomma. Obama, la Cina, il KGB, i poteri banchieri, i radical chic, la CIA, l'FBI, Fauci, tipo tutti contro Trump. Però vabbè, cioè è facile, finché c'hai Cristo che ti guarda le spalle, bella la vita. Tutti buoni a vincere con i respawn infiniti. Perché gli piace Trump? Dunque, già la domanda perché gli piace Trump è sbagliata, perché qua andiamo oltre il semplice mi piace Trump, ci sta, che c'è. Normalissima come cosa, no? Qua è proprio Trump, cioè, è una figura semidivina, un mito, un santo. Il fatto che Trump sia in grado di fare qualsiasi cosa con tutte le persone che lavorano contro di lui fingendo di essere suo amico è notevole. Qualsiasi cosa. Biden invece è tipo un sorcio maligno, cioè uno schietto, storto, cioè... Ebbene, sembra proprio che Joe Biden e chiunque stia tirando le sue fila sia disposto a mandare gli Stati Uniti a precipitare nell'economia per attirare l'attenzione di Trump. Dunque mi chiedo, perché Trump viene venerato così tanto in questi gruppi? Allora, innanzitutto è un vero imprenditore, uno che lavora sodo con i calli sulle mani ed il colletto della camicia sudata, che ha interessi in tutto il mondo e non stupisce che abbia conti correnti anche in Cina. Lui è un capitano d'industria prestato alla politica, non un ipocrita politicante che vive di politica. Come dargli torto, d'altronde? La prima cosa che penso quando vedo Trump è proprio cacchio, questo è uno che c'ha i calli sulle mani, un callo lungo a forma di carta di credito. Ma soprattutto, Trump è ammirato per i suoi grandi successi. Dovete sapere che da presidente, solo nell'ultimo anno di mandato, Donald Trump ha realizzato cose importantissime, tra cui ha dichiarato guerra alla pedofilia attraverso un decreto presidenziale, incrementando i fondi e operatività alla lotta al traffico di esseri umani. Finalmente qualcuno che pensa ai bambini! I vaccini resi volontari non sono obbligatori.
La produzione è stata messa sotto il controllo degli Stati Uniti per verificarne la purezza e i requisiti di idoneità per la diffusione. Non ho capito bene qua quale fosse il punto, ma vabbè, vaccini merda. Ha chiuso le relazioni con l'OMS per sempre, tagliando i fondi a loro destinati e avviando un'indagine su di loro, vista la complicità con la Cina. Ah, quei maledetti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, così imparano a debellare le malattie. Ha aperto una piattaforma di reclamo per segnalare la censura su Facebook, Twitter e YouTube. Una delle più grandi iniziative che un presidente abbia mai svolto. Ha raggiunto gli accordi di Abramo per mantenere la pace in Medio Oriente tra Israele e i paesi arabi vicini. Oh, finalmente qualcosa di sensato. Ha dichiarato i luoghi di culto servizi essenziali. Questo perché alcuni sindaci stavano multando le persone per essere andati in chiesa. Maledetti pedosatanisti! Come ogni divinità che si rispetti, i suoi adepti gli dedicano molte raffigurazioni. Non vi preoccupate, ho selezionato le migliori per voi. Abbiamo Trump pedinato da Gesù Cristo, Trump Thor con martello tonante, Trump con aquila glitterata ed effetto canale di Gross, Trump con aquila illuminato dai fari abbaglianti di una Jeep modello infame in autostrada alle 2 di notte. Maledetti quanto vi odio! Il fan di Trump è molto colloquiale. Si sa mai che Trump venga a farsi un giro su sti gruppi. Trump, sei il bene! Devi sconfiggere il male che affligge l'umanità! Buona domenica, presidente, spero sia rieletto. Mi farebbe tanto piacere e spero ci aiuti con il nostro penoso governo. Grazie. Signor presidente, Bill Gates ad ottobre vuole chiuderci di nuovo in casa, cioè un altro lockdown. Come dobbiamo fare? Ci vuole per forza fare il vaccino a tutta l'Italia. Ma quando lo arrestate, questo assassino criminale, signor Trump? Siamo stanchi di questa dittatura. Se mi potreste rispondere, grazie. Forza, presidente, siamo con voi sempre. Raga, ci credo che non vi risponda. Cioè, dopo un po' uno si caga anche la mia. Ma vediamo un po' quali sono gli argomenti più frequenti su questi gruppi. Come detto, c'è il bene e il male, gli insulti e i complimenti. Ad esempio, che so, che ne penseranno del Papa? Guardate l'espressione della bestia nell'incontrare Trump, profeta di Dio. Non riesce a trattenere suo malgrado la malvagità interiore. Papa miscredente 666. Cazzo, è un nickname di Call of Duty. Il vero Papa è sempre stato Ratzinger, o meglio Benedetto XVI, messo in disparte a forza certamente dalla massoneria globalista, sostituendolo con un lupo nero con le sembianze di un agnello. Questo bergoglio in Argentina ha fatto trucidare migliaia di persone! Mi sa che è cattivo. Non lo so, boh, che ne pensano dei vaccini, del Green Pass, dei medici? Scusate, va bene, basta, cambia! Un'altra cosa che gira spesso sono i complotti. QAnon, Deep State, massoneria. Volevo cambiare un po', e invece... CIE CHIMICHE! Vi stanno facendo respirare quello che vogliono! Non sarete mai senza mascherina! E viva la NATO and Big Farm! Cioè scie chimiche dal cielo per buttare metalli da respirare in modo da eliminarci il prima possibile, sia dal cielo che con il siero ingegnerizzato più vittime fanno e più loro se la godono! Dovrebbe esserci del bario, noto immunodepressore. Cos'è questa? Una nuova teoria! Idrossiclorochina! Trump conferma che ha preso il controllo delle scie chimiche e rivela di più. Cioè, Trump ci sta salvando dal Covid? Oh my God! Il grande reset! In breve, un'alleanza tra marxisti e banchieri per prendere il controllo del mondo usando la pandemia come scusa. Non ci sarà normalità, né nuova né vecchia, e sappiamo poco di quello che sarà. Questo è il chiaro messaggio che il Deep State ormai propaganda in modo incontrollato da oltre 14 mesi. A me sembra che è stato accettato dal 99% della popolazione. Ne sono convinto anch'io. La maggior parte ormai è abituata a questo modo di vivere e in più sono anche vaccinati. Si sta per aprire la caccia alla lepre, ma senza la lepre. Sarà sostituita dai davosiani. Un po' di Bill Gates per gradire. Bill Gates condannato dalla Corte Suprema americana insieme alla Big Pharma perché gli ultimi vaccini, circa 130, non sono stati controllati negli ultimi 20 anni. Condannato ai domiciliari? Trasferito in Italia. È vero, posso confermare, l'ho visto comprare i fichi dal fruttivendolo qua sotto. Tra l'altro, parentesi, quanto sono buoni i fichi? Cioè, trovate un frutto più buono. Il DDL Zan! Raga, ho detto che non parlavo di politica, ma questa non è politica, questa è fantascienza. DDL Zan. La proposta vuole sdoganare, direttamente e indirettamente, tutti gli orientamenti sessuali, compresa la pedofilia.
Il DDL è orientato a inibire qualsiasi pensiero critico sull'omosessualità, sulla transessualità e di conseguenza anche sulla pedofilia, la zoorastia e altre pratiche sessualmente perverse e criminali. È terrificante il disegno che stanno realizzando. Vanno fermati. Vi ricordate il famoso attacco al Campidoglio di inizio anno? Ecco, il Congresso americano in questo periodo vuole vedere se l'amministrazione Trump si sia coordinata in qualche modo con gli influencer di QAnon prima della rivolta del 6 gennaio. Ebbene, solo che non troveranno niente, visto che la sommossa è stata fatta da Black Lives Matter infiltrati, complici dei democratici. Il Pizzagate, ovvero quella teoria che vede i democratici come dei pedosatanisti che si nutrono del sangue dei bambini. McAfee, che non è l'antivirus ma una persona, ha rilasciato un altro post riguardo il Pizzagate. È inutile dirvi di fare attenzione alla divulgazione di queste immagini. Preparate le vostre anime, questa sarà l'esperienza psicologica più dura che il mondo abbia mai visto. Preparate il vostro cuore perché sarà difficile accettare queste atrocità. Ma ti assicuro che pure leggere questi commenti non sia facile. Le elezioni americane truccate. Sicuri che Trump abbia perso le elezioni? Secondo me sta per tornare. Manca poco. Ci siamo quasi. Siamo lì, manca poco, ci siamo, pochissimo, siamo lì. Bene, direi che per oggi può bastare così. Possiamo passare alla parte in cui leggo e commento i messaggi. Vi lascio qualche secondo per iscrivervi al video, fare le solite cose. Sì, non ho l'orologio, boh, non so perché l'ho fatto. Vai! In Nigeria fanno cortei pro Trump. Chissà perché la cosa non fa notizia. Chissà perché, cacchio, è così importante, ci tocca così da vicino. Però si sa, cioè, che vuoi togliere spazio alle notizie sul caldo torrido ai telegiornali? Qualcosa devi sacrificare. La partita finisce quando l'arbitro fischia. Il presidente eletto, Donald J. Trump, per la seconda volta in pochi giorni, sgancia la bomba. Qualche giorno fa ha condiviso un suo statement in cui si limitava a dire «Make America great again». Che bomba! Madonna, che impotenza! In questa foto vi mostriamo due esemplari progressisti che vogliono essere da riferimento per le generazioni che verranno, imponendo una cultura del brutto che deve essere contrastata con ogni mezzo. Vogliono generazioni prive di patria, di etica, di molare. Di morale, di valori, ma libere. Generazioni talmente libere che non avranno più neanche un'identità, un'idea, una cultura. Ma chi sti due? Che pietà! Questo è il futuro che ci riserva il New World Order, progettato dalle elite del Deep State. Le mie figlie, una di 22 e la seconda di 6 anni, hanno la massima libertà di opinione, nessuna coercizione da parte di noi genitori, però assolutamente non permetto che vengano suggestionate da pseudo-intellettuali fuori di testa. Nessuna coercizione, però. Vi prego, aiutateci a salvare i nostri bambini! Abbiamo bisogno di persone che hanno a cuore la vita di tutti noi. Dio vi guidi e vi protegga da tutto il male che c'è nel mondo. Adesso la mia preferita. Ma che bello. Talebani col gelato. Ma che bello. Il messaggio è chiaro. Sanno che Biden è un uomo debole e mentalmente disabile e non hanno paura dell'America sotto la sua guida. Questa è l'immagine che Biden ha proiettato ai nemici dell'America. I talebani col gelato. Quando qualcuno ti sfida, combatti. Sii brutale, sii duro. Donald Trump. Cazzo è Goku? Perché nessun magistrato, finanziere, carabiniere, poliziotto, servizi segreti, Interpol, che sono al servizio del popolo, non fanno nulla per tutto quello che sta succedendo in Italia, soprattutto a Roma? Onore e rispetto per tutti loro, naturalmente. Un saluto alle forze dell'ordine. Trump, la gente non ti merita. Hai a che fare con una mandria di buoi ottusi. Fanno parte della massa borghese e bassa. Ignoranti senza intendimento, vigliacchi, traditori, questa feccia in movimento, solo carne che cammina. Oh, ma stai calmo, madonna. Perché Trump non dice la verità sul Covid-19? Perché tra poco metteranno in circolazione il Covid-20. Penso che avrebbe il coraggio di dire la verità sul Covid. Prenderebbe un mare di voti per la sua rielezione a presidente degli Stati Uniti e libererebbe tutto il mondo da questa dittatura che si è creata con la scusa della pandemia. Perché intanto la Cina si sta avanzando a prendere possesso dell'Italia. Covid-20, nuovo modello. Da oggi con più tosse.
Ah, comunque vabbè, perché direbbero che è pazzo. Se invece lo dicono i comunisti, tutto bene. Mi pareva brutto non darvi la risposta. Grande presidente, Trump. Sono certo che alle prossime elezioni politiche americane, dopo i brogli elettorali, sarai di nuovo il vero presidente degli Stati Uniti d'America. Ma scusa, ma se rifacessero i brogli? A tutti i sostenitori di Trump, chiedo 3 ore del vostro tempo per ascoltare questo documentario. Dopo, ritiratevi un'ora. No, no, che sbatti, 4 ore. Ciao, ciao, ti attacco.